Tramonta almeno per il momento l'ipotesi di demolizione del viadotto Morandi che collega Agrigento con Porto Empedocle e viceversa. Emerso durante il tavolo tecnico che si è svolto ieri nella sala giunta del comune di Agrigento, dove inevitabilmente si è parlato anche di viabilità alternativa al viadotto. Alla riunione hanno preso parte tra gli altri, oltre al sindaco Lillo Firetto, anche la sovrintendenza, Genio Civile e Regione. L'ANAS proseguirà dunque con gli interventi di manutenzione per una spesa di 30 milioni di euro sul viadotto. La gara di aggiudicazione dei lavori partirà in autunno. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha chiesto all'ANAS di lavorare anche a dei progetti alternativi. Si starebbe parlando di una sorta di grande circonvallazione chiamata Omega. Il tavolo ha prodotto un risultato che è assolutamente utile, che è un po' la sintesi che ieri ha fatto un vostro collega. Cioè, noi potremmo porre la questione della persistenza o rimozione del ponte in presenza di una condizione di infrastrutturalità che in qualche modo non ci consegni a prima degli anni 70, ma invece ci consenta di fare delle scelte consapevoli. E il dato nuovo qual è oggi? Che per fortuna l'ipotesi portata sul tavolo da ANAS in ordine alla viabilità a raso, cioè in ordine ad una viabilità integrativa rispetto a quella attuale, sostanzialmente, tranne il ponte di collegamento, coincide con quello che è il famoso anello Omega, che già è presente nel piano urbano della mobilità che il Consiglio Comunale ha approvato qualche mese addietro, sulla scorta anche degli studi della frequenza di traffico. Ed è sostanzialmente quello che recepisce il piano regolatore generale, che è sostanzialmente quello che è inserito nel piano regionale dei trasporti. Allora, la variante nord Agrigento, la variante nord d'Agrigento, in questo modo comincia a prendere realmente corpo, cioè non è una cosa campata all'aria. Per cui entro i primi due mesi del prossimo anno l'ANAS presenterà non l'esecutivo, ma il primo, diciamo, elemento di fattibilità tecnico-operativa. Oggi siamo nel campo delle ipotesi, hanno presentato semplicemente un tracciato scritto su una carta topografica e lì, in relazione alla valutazione che sarà fatta, saremo nelle condizioni di poter dare consistenza ed esecutività alla famosa viabilità alternativa a raso. Nel frattempo le attività manutentive del ponte, siccome si compone di Acragassi 1 e Acragassi 2 e qualunque fosse l'ipotesi in campo, anche quella lontana che io ho detto a più riprese, di una decostruzione che può essere vista una volta avendo acquisito un'ulteriore viabilità, l'Acragassi 1, cioè la porzione Porto Empedocle fino a tre quarti di tracciato venendo da Porto Empedocle, quella opera manutentiva si potrà fare nella seconda fase dei lavori. Quindi noi agiremo, l'ANAS agirà sull'Acragas 2, che è la parte che dal campo sportivo giunge fino agli scavi archeologici, per intenderci, e quello è l'intervento che si fa intanto con immediatezza, i lavori iniziano da lì. Nel frattempo l'ANAS ci presenterà questa ipotesi tecnica con la valorizzazione economica. È un'opera che ha bisogno di cure, ma ANAS sa come curare l'opera che può essere ristrutturata e restituita alla collettività in piena sicurezza, come ha fatto rilevare al margine del vertice l'ingegnere Valerio Mele, responsabile della Società per le Regioni Sicilia e Calabria. Il viadotto Morandi è un'opera essenziale per la città di Agrigento. L'impegno di ANAS è quello di andare avanti sulla progettazione, la gara è già in corso, quindi dovrebbe essere aggiudicata nei prossimi mesi per poter partire al più presto con i lavori di consolidamento. Quindi lavori di consolidamento? Lavori di consolidamento e di ristrutturazione dell'opera, ovviamente anche con un miglioramento della resistenza della stessa, e contemporaneamente valuteremo insieme al Comune, insieme alla Regione, l'opportunità di migliorare la viabilità esistente che possa integrare la mobilità della città di Agrigento. Il costo per i lavori da fare sul viadotto sono di circa 30 milioni di euro, già finanziati parte dall'ANAS, parte dalla Regione nell'ambito del patto per il Sud. Va ancora stimata e quantificata esattamente la spesa necessaria per l'adeguamento della viabilità esistente integrativa. Quindi materialmente ANAS mantiene questa posizione, cioè si continua col progetto sul viadotto per il recupero dello stesso, che sarà quindi rimesso in sicurezza con questo investimento. Niente soluzioni alternative in questa fase? Ma
ANAS non ha motivo di cambiare soluzione perché, contrariamente a quanto è stato affermato da qualcuno, è un'opera che chiaramente ha bisogno delle cure, ma ANAS sa come curare l'opera. È un'opera che può essere ristrutturata e può essere restituita alla collettività in piena sicurezza. Allo stesso tempo ANAS non pone nessuna pregiudiziale e qualora ci fosse una forte richiesta del territorio di eliminare l'opera per motivi chiaramente non legati alla sicurezza della stessa ma legati all'aspetto paesaggistico, saremo anche disponibili ad affrontarla, ma giustamente il territorio richiede prima che ci sia una viabilità in grado comunque di sopportare le esigenze di mobilità. Ritengo che qualunque operazione da fare sulla viabilità debba escludere l'area archeologica, quindi non sono pensabili soluzioni di viabilità nuova, alternativa, integrativa che impattino sull'area archeologica, a meno ovviamente di lavori di consolidamento dell'opera esistente.